Ciao, questo è un notebook da 350 euro più o meno e questo è un experience test, cioè quello che farò è utilizzare unicamente questo notebook per una settimana intera e vi racconto come al solito in questi video che sono ripresi durante tutta la settimana come mi trovo. Penso che questo video sia interessante per diversi motivi. Ovviamente, beh, io sono, come dire, un po' viziato sotto il punto di vista tecnologico, quindi un notebook da 350 euro, diciamo che forse non è così potente come gli strumenti che solitamente utilizzo. Questo esperimento è interessante appunto per capire se con un notebook di questo genere si può fare tutto quello che solitamente io faccio con attrezzature decisamente più costose. So già che la risposta sarà no, però vediamo quanto effettivamente un prodotto molto economico impedisce di fare determinate attività. Vediamo quindi come è fatto questo portatile, con cosa mi rovinerò la vita in questa settimana. Allora, è un Chewy, quindi un rimarcato di quelli cinesi. In realtà è anche bellino, sembra un MateBook dall'esterno. Struttura qua in metallo e è un modello da 13 pollici. La tastiera non sembra così male, è anche retroilluminata. Tasti ad isola ben fatti. Il touchpad è, come dire, anche abbastanza ampio, però vediamo la componentistica che poi è quella che influenza molto il lavoro. Core M, Intel Core M, quindi un processore a basso consumo e quindi basse prestazioni. E quello secondo me che mi darà un pochettino più del filo da torcere e ovviamente scheda grafica integrata, 8 GB di memoria RAM possono anche andare bene e 128 GB di spazio di archiviazione. È possibile installare anche un M2 nella parte qui inferiore, però il problema dell'archiviazione, ecco, non sarà il problema di questa settimana, più che altro sarà la potenza pura. Per chi volesse vedere qualcosa di più, è un Aerobook. Vi dico già che ci sono due modelli, appunto si parte da 350 euro, questo qua che sto utilizzando, e si arriva fino a 450 euro con il modello con lo spazio di archiviazione superiore. Mentre sono in ufficio, lo devo collegare per forza a monitor perché 13,3 pollici è un po' strettino, quindi l'ho collegato appunto a un monitor. Questo è un 32 noni wide, non gestisce la risoluzione quella ultra mega wide, cioè la 32 noni. Infatti avete collegato qua con lo split dello schermo, prende solamente questa parte. Siamo al 75% di batteria. Sono in una situazione all'aperto, sotto un gazebo, questo per capire la luminosità. In realtà lo schermo, non è che si vede dall'immagine, è abbastanza riflettente. Obiettivo di adesso di fare un po' di attività web, perché devo fare un inserimento su un WordPress classico di alcuni contenuti e vediamo tipo in un'ora se resisto e quanto cala la batteria. Sono le 17:10, quindi quasi, insomma, quasi un'oretta. La batteria è al 57%, quindi 75-57, un'oretta. Tecnicamente potrebbe durare 4-5 ore, ma questo lo vediamo anche in altri momenti. Allora, è sempre un po' lenta la situazione. Anche quando si carica i browser tipo YouTube, le prime volte arranca un po' WordPress anche, ma una volta che sistema in memoria, devo dire che va abbastanza bene. La tastiera non è italiana. Io ci sono abbastanza abituato, però tenetelo in considerazione se volete un notebook di questo genere, perché solitamente proprio così economici hanno una tastiera come questa americana, mancano le accentate. E per quanto riguarda lo schermo, vedete come riflette per benino. Io diciamo che ce l'ho fatta lavorare all'esterno, ma sono in una zona d'ombra bella coperta e appena c'è un filo di luce in più diventa impossibile. L'ho spento ieri sera al 57%, lo accendo questa mattina al 52%, quindi praticamente senza fare nulla ho perso il 5% della batteria. Sto riuscendo a lavorare. La cosa che mi sta facendo soffrire di più è la risoluzione. In realtà la risoluzione è Full HD, quindi bisogna tenere tutto zoomato al 80%, 70%, se no ad oggi a quanto pare fisicamente non ci entrano abbastanza elementi nello schermo per poter lavorare in maniera agevole. Ora faccio la prova di lavorare con il notebook sulle gambe perché è piccolino, quindi è fatto apposta, no, per questa tipologia di lavoro. Mi preoccupa un po'
la superficie posteriore, spero che non diventi troppo calda. Mezz'oretta circa che lo sto usando in queste modalità, è un po' caldo da questa parte, ma neanche tanto, quindi comunque ci sta. Mi ero quasi scordato prima di dirvi che l'ho usato unicamente con gli applicativi online, quindi Gmail, YouTube, le varie applicazioni Google per quanto riguarda la suite Office, chiamiamola così. E dopo una parte un po' iniziale in cui ho sofferto veramente tanto perché doveva caricare memoria, adesso che la maggior parte dei dati sono in cache, quindi comunque con dei dati in locale, è abbastanza scattante, va bene, quindi non mi sto così lamentando, pensavo andasse peggio. Per darvi un'idea della velocità, vedete, clic, apriamo una pagina nuova, si compone comunque abbastanza velocemente, non è fluidissimo, però si può utilizzare, dai. Penso che è arrivato il momento quello che ho previsto essere più difficile, cioè il montaggio video con un portatile con grafica integrata e processore a basso consumo energetico. No, no, assolutamente, cioè, montaggio video mi sparo in testa piuttosto, cioè sono ancora qui nella condizione che non si vede neanche le tracce audio sulla timeline, quindi no, vabbè, per questa cosa utilizzerò un altro computer questa settimana perché sennò mi si ferma tutto, però montaggio video zero. A parte che non uso Gimp da una vita e devo ristudiarmelo tutto, dopo 40 secondi circa di caricamento iniziale comunque è bello fluido. Quindi io direi che anche foto ritocco, chiaramente qualcosa di questo genere non super spinto, si può fare. Siamo giunti al termine della mia settimana in cui, voglio essere chiaramente sincero, ho utilizzato per la maggior parte del tempo questo notebook. Non sempre perché ad esempio con il montaggio video non potevo fare un granché e non potevo bloccare il lavoro, bloccare altre attività. In ogni caso, ogni qualvolta possibile ho utilizzato questo notebook da 350 euro, e devo dire che in realtà è andata meglio di quello che mi aspettassi inizialmente. Cosa mi aspettavo? Allora, mi aspettavo una situazione drammatica sotto ogni punto di vista, cioè quindi sempre lento. Io sono abituato a lavorare molto in multitasking, quindi con diverse applicazioni aperte, e devo dire che in questa situazione effettivamente dopo un po' arrancava il portatile e dopo un po' diventava un po' fastidiosa la situazione, però ci ho messo praticamente poche ore a cambiare il modus operandi, cioè basta ricordarsi, liberare la memoria, concentrarsi su più applicazioni in verticale senza mischiare i vari task. E in quel caso comunque è andata abbastanza bene. Appunto, dopo qualche ora iniziale dove è stato necessario caricare tutte le varie applicazioni di memoria per quanto riguarda la parte di applicazioni online, e poi mi sono scaricato classico pacchetto Office, un Gimp per quanto riguarda il fotoritocco, e sono riuscito alla fine dei conti a fare tutto in maniera abbastanza, come dire, decente. Le due cose più fastidiose che ho trovato, a parte la questione di una fluidità non sempre massima, che comunque ci si può tranquillamente convivere, sono state lo schermo, la dimensione dello schermo abbinata alla risoluzione Full HD, che oggi è un po' poco, cioè Full HD va ancora bene in realtà, però non in uno schermo da 13.3 pollici, perché siete costretti a impostare un fattore di zoom
è molto, come dire, limitato, visualizzare tutto al 60-70% e diventano molto piccoli i caratteri, quindi mi toccava praticamente lavorare così a pochi centimetri di distanza dal notebook. E l'altra cosa è il touchpad. Purtroppo quando si va su questi prodotti economici, il touchpad, almeno per quello che io ho provato fino ad ora, non è mai il massimo e quindi perde di precisione. Quando lavorate molto stando da un'applicazione all'altra, essere veloci con il touchpad è necessario, altrimenti si rallenta tutto il lavoro. E quindi queste sono, come dire, le due cose che mi hanno infastidito un po' di più. Più sicuramente delle prestazioni limitate, che comunque ci si può convivere. Quindi ragazzi, io chiudo qui il mio esperimento. Voglio sottolineare ancora una volta che ho pensato, detto, magari qualcuno la prende male, no? Dice, vabbè, ma tu sei abituato a avere prodotti, no? A comprare migliaia di euro, alla fine 350 euro, magari per alcuni è anche una spesa importante. Non era questo chiaramente quello a cui volevo puntare il dito. Volevo concentrarmi appunto sul chi lavora tanto, chi lavora con applicazioni anche complesse, con tanto multitasking, quanto è realmente necessario per supportare quel lavoro. Perché magari siamo abituati a volere computer da 2-3 mila euro, Mac di massimo livello, di fascia altissima e via discorrendo. In realtà questo test dice proprio il contrario, cioè ho in qualche maniera dimostrato anche a me stesso che con un portatile da 350 euro si può tranquillamente lavorare, si fa internet, si fa posta elettronica, si fa anche fotoritocco, chiaramente limitato, si lavora bene con tutti i vari servizi web, chiaramente non si gioca e non si fa montaggio video, quest'ultimo montaggio video giochi, magari qualcosina si può fare, ma è veramente frustrante, quindi li toglierei, insomma, dalla lista di cose che si possono fare. Io, amici, vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Sto pensando di fare altri video del genere, magari anche con cose un pochettino più simpatiche, sul concentrarmi a utilizzare un prodotto, un servizio, fare a meno di qualcosa per una settimana intera, per capire effettivamente che cosa succede poi nella realtà. Se avete anzi qualcosa da suggerirmi, fatelo, lo ascolterò i vostri suggerimenti molto volentieri. Grazie mille per avermi seguito in questo video, vi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche sui miei social, noi ci vediamo in un altro video. Ciao!